Vai. Onestà e trasparenza, aggiungo coraggio, onestà e coraggio, monito e augurio del nostro presidente partigiano per le nuove generazioni che governeranno, parteciperanno alla res pubblica di domani, cioè oggi. La tua e la mia generazione, Roberto. Onestà, che per me non si basa sul metro di misura unico della fedina penale pulita, ma ha una base molto più profonda. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, perché come le stelle indicano al marinaio la rotta giusta da seguire, così la legge morale indica a tutti la linea di confine tra il bene e il male. Coraggio, che per me non significa non avere paura, ma sapere di fare la cosa giusta, anche se la più difficile, anche se fa tremare i polsi, anche se ci fa piangere lacrime di sangue del nostro personale Getsemani. E in base a questi due valori sono cresciuta e continuo a percorrere la mia vita su questa impervia e solitaria strada. Quindi in questo Meetup Napoli Movimento 5 Stelle, io per mia natura sarò sempre la fautrice della parola contraria. Sarò la minoranza di una stessa voce. Andrò in direzione ostinata e contraria quando in un coro di sì io dirò no perché. E lo farò sempre guardandoti negli occhi alla luce del sole. Questo è il mio impegno che prendo davanti a te Roberto e davanti a tutta l'Assemblea. In parte queste cose te le ho dette qualche giorno fa guardandoti negli occhi. Mi dispiace che non c'era l'Assemblea e una videocamera con cui condividerle. Mi dispiace per te che oggi non sei tra noi a confrontarti. Mi dispiace che le mie domande saranno tutte evase e rimbalzeranno contro il muro di gomma che hai alzato da mesi, nascondendo le tue intenzioni dietro un latitante, vile silenzio. Infatti tu ami il silenzio, portandoci per mesi e mesi per i wiki, dandoci l'illusione di una democrazia partecipativa in cui la volontà assembleare era sovrana. Mi dispiace per te che non senti l'esigenza di applicare l'uno vale uno e ti arrocchi dietro i tuoi cani da guardia, i tuoi impegni istituzionali, i tuoi alibi di comodo. Leggo nella tua scheda, spero di aggregare un gruppo trasversale per storia, cultura e identità, nel quale tutti possiamo confrontarci serenamente e pensare al da farsi. Partecipare, 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 contribuire a costruire questo spazio di democrazia e di libertà, venire assolutamente agli incontri. Se fossi io, Roberto, basandomi sul principio uno vale uno, che nasce dall'empatia, dal fatto di dire io sono te, il tuo dolore o la tua gioia è mia, oggi avrei fatto i salti mortali per esserci, perché la coscienza di cittadina a 5 stelle a obbligarmi a partecipare, se non altro ad ascoltare, magari riconoscere qualche errore e prendersi la responsabilità. Per l'uno vale uno oggi, se fossi stata Roberto, avrei fatto così. Oggi con la tua assenza questo motto è diventato ai nostri occhi uno vale l'altro e avanti un altro. Come robot, pezzi di ricambio che sostituiscono altri robot per un sogno di rabbia, amore e utopia, sbraitata da un palco in TV, che diventa ogni giorno di più nel meetup nostro e per tutta Italia e quindi poi come conseguenza fisiologica nel Movimento 5 Stelle, uno spettro dittatoriale in cui gli uomini allineati o yes men sono sempre più simili ai porci orwelliani. Il sogno al servizio del potere, come Grillo urlava, ma oggi il potere di un direttorio, di uno staff, di organizer, sempre gli stessi, di assistenti arlecchini, servi di due padroni, di doppie pesisti che invece di stare al suo servizio hanno ucciso il sogno stesso di una democrazia partecipativa o dal basso. Leggo sempre dalla tua scheda. Il mondo che si prospetta davanti a noi sembra essere senza ritorno, ma come uomo non posso accettarlo. Proviamo insieme a costruire il nostro futuro. I sogni non ce li hanno rubati ancora. Abbiamo vinto su tutta la linea. Sì, hai vinto. Ha vinto la volontà di quel singolo che predica uno vale uno, ma nei fatti il mio uno vale più del tuo. Scuse a chi? A me, per esempio, come napoletana, come sostenitrice ed elettrice del Movimento 5 Stelle. Scusa perché tu e l'altro onorevole con quella lettera avete strozzato la democrazia partecipativa sul territorio. Avete scelto di scomparire con i simboli, banchetti, gazebo. Avete ucciso il sogno di una Napoli protagonista, di una Napoli dei napoletani, di una Napoli che non vota. E se vota, sceglie un Masaniello, un Vaiasso, un ammuinatore, un Capò, la cui politica si basa sugli attuali modi di intendere farina, festa e furca. Leggo sempre sulla tua scheda. Agire sul territorio, avere costanza, volontà e passione, elementi fondamentali per andare avanti, voglia di fare, di condividere, di rivoluzionare. Non regge
leggere il tuo compiacimento di vittoria in quei 5 minuti di conferenza stampa. Volevi dar fastidio a De Magistris, fare vera opposizione. In giunta facevi in modo, ed è palese che sei stato tu e pochi a decidere, a portare fino in fondo il progetto Napoli affinché entrassero almeno 10 dei nostri candidati consiglieri e i migliori. Invece hai deciso di fare 50 giorni da sacchiotto. Hai deciso non di non vincere, perché non c'era l'intenzione di vincere, ma sembra che hai fatto di tutto per non pestare i calli a De Magistris. Ecco cosa ti rimprovero. Non hai condiviso con noi le tue reali intenzioni. Hai usato e rubato il nostro tempo, le nostre energie, il nostro entusiasmo, il nostro sogno per quello tuo e di pochi. Grazie per l'attenzione, una napoletana libera. E ti pongo le seguenti domande. Già te l'ho posta, te l'ho regalata. Stai ancora riflettendo, aspetto una risposta, ma so che il muro di gomma non me la darà. Differenza sostanziale che passa tra Napoli libera o napoletani liberi e i talebani chatanti o detti anche chatebani. Queste comunarie è la differenza sostanziale che passa tra le comunarie del Movimento 5 Stelle, di cui il 28 aprile 36 di loro, di cui 23 e altri 3 anche candidati come sindaco, avevano il diritto di partecipare, diritto barattato in un'aula di tribunale. Abbiamo vinto su tutta la linea, scuse a chi? Dove hai vinto su tutta la linea? Se ci sta un ricorso ce ne sarà un altro. Si vince su tutta la linea quando non ci sta proprio possibilità e margine di contraddittorio. E quindi io ti chiedo la differenza sostanziale che passa tra le comunarie del PD e quelle del Movimento 5 Stelle, che se in nome di questa onestà, dove il Movimento 5 Stelle si lava e si riempie la bocca di onestà, l'onestà doveva essere la cartina tornasole nostra del Meetup. Se gli altri candidati non avevano problemi, allora che male c'era? Si facevano le comunarie con i 23 aventi diritto? Molto probabilmente di quei 23 ne passavano solo due, per me sono Luca Capriello e Ionta al posto di qualcun altro, e si andava avanti e c'era unione, c'era unità, e l'onestà del Movimento 5 Stelle e del Meetup Napoli era salva. Quindi le comunarie sono da considerarsi regolari? Le volevamo rifare, ti ho pregato fino alla fine e mi ha risposto in un'altra maniera, tanto sempre con i sorrisini e i toccatini di barba. Ho il ritiro con onore, che poi forse sarebbe stata la migliore cosa. Poi mi devi spiegare questo fatto, come a convenienza la volontà assembleare non può decidere per i consiglieri candidati, però poi decide semplicemente il 22 aprile, bello, svelto, svelto le municipalità, di cui una in particolare, la settima e l'ottava, sono state scartate per litigiosità. E lì invece è proprio l'humus, nella settima e nell'ottava municipalità, che si doveva andare a lavorare. Poi mi devi spiegare finalmente la differenza tra Meetup e Movimento 5 Stelle, perché il Meetup in realtà è il feto, è l'embrione, è il genitore del Movimento 5 Stelle. Dal Meetup nascono i portavoce. Io non sapevo niente di Casaleggio, però l'unica cosa che sentivo in tutti i talk show era Gomez e gli altri che dicevano: in principio c'erano i Meetup. Allora io chiedo che questi Meetup abbiano gli stessi anticorpi del Movimento 5 Stelle e che non si base solo sul volemo se bene a tutti i costi e perché siamo tutti inclusivi, perché in realtà di fatto siamo esclusivi. E questa riunione oggi lo dimostra, la tua assenza vergognosa, vergognosa lo testimonia. E quindi io sono per il Pizzarotti pensiero, che è sempre disposto a ricucire, sempre disposto a parlare. Perché hai negato un confronto con i napoletani liberi? Se io fossi stata Roberto, avrei chiesto a questi 36 che cazzo vi ha spinto a fare qualcosa di segreto, segreto, che poi segreto non era, perché se andiamo a vedere il video del 21 novembre, Luca lo dice chiaramente, e non l'ha detto solo il 21 novembre, ha cominciato a dirlo dal 3 ottobre, e c'erano i cani da guardia, e c'era chi strillava come le aquile, e quindi poi alla fine uno è segreto, perché poi chatebani sono chiusi, giusto? Invece Napoli libera è segreta e cattiva, brutta, sporca e cattiva e va espulsa. E quindi sono le due pesistiche, sono le due pesistiche che si vede anche nel Movimento 5 Stelle. E Capuozzo e Pizzarotti no, e quegli altri due invece sì, e questo è bello e questo è brutto. E no, fate pace col cervello, perché è schizzoide sta cosa, ma a convenienza. E prima usciamo dall'euro e poi non usciamo dall'euro. E l'anno scorso stavamo tutti quanti in Grecia e noi invece poi prendiamo le distanze e diciamo no, ma quella d'Italia in Europa ci deve stare per forza. Quindi, oltre alla differenza tra Meetup e Movimento 5 Stelle, ruolo degli organizer,
assistenti e mi riferisco a Laura De Vita. Tutto il ruolo, tutte le responsabilità che Laura De Vita ha avuto in questi 8 mesi. E poi Laura De Vita gentilmente mi dovrebbe spiegare perché fino alla fine le prove ci stanno, perché la gente parla, mi ha ostacolato la gaiola, l'evento della gaiola. Perché? Perché è una lerchina, perché è una serva di due padroni, perché viene pagata da lei, ma in realtà viene pagata dal comune di Napoli eppure di più, perché è un pagamento in trasferta e quindi giustamente è serva di due padroni. Quindi Laura me la spiegasse sta cosa. Poi l'account, il mistero di questo account tolto, dove non ci sono stati cartellini gialli, preavvisi, bene, improvvisamente io sono sparita. Guarda caso, la notte del 29 gennaio, poche ore prima che il 30 tu facessi la chiamata alle armi a Sala Rutolo. Qualcuno me la dà la spiegazione. Perché? Io ci sono arrivata perché? Perché ho messo insieme tutti gli elementi e mi scuso pubblicamente con la Veruzio, che è un po' il tiro a bersaglio di questo meetup, che tutto è colpa della Veruzio, quando in realtà ci stanno persone che navigano sott'acqua e cercano di gestire, di guidare la volontà assembleare popolare come è successo oggi. Quindi ti ringrazio dell'attenzione e ti saluto da Napoletana Libera e te lo comunico bello chiaramente. Prenditi l'inositolo, prenditi il Malox, prenditi l'aspirina, prendi che cazzo vuoi tu, prenditi tutto quello che vuoi tu. Io faccio parte di Napoli Libera. Napoli Libera per me è un'associazione come tutte quante le altre, che equivale all'ambiente, a quelle che proteggono gli animali o altre, perché sono dei cittadini che fanno attivismo sul territorio, sul proprio territorio, che invece di blaterare, buttare fango, fare il crogiolo, le streghe di Salem, si attivano per questa città, per il bene comune, per la vera democrazia partecipativa, non questa democrazia partecipativa così distorta e storta all'interno del Movimento 5 Stelle Napoli. Grazie per l'attenzione.